Ciao Francesco, siamo pronti a consegnarti la tua Mercedes CLA. Dividiamo tutte le lavorazioni eseguite in tre video. In questo video parliamo del car tablet, perché poi abbiamo eseguito luci ambient, subwoofer, sensori di parcheggio anteriori e proiezioni loghi apertura sportello. Ma adesso ci concentriamo con il primo video dedicato al car tablet. Parliamo di un 12,3 pollici, 8 GB di RAM, ROM 256 GB, Apple CarPlay, Android Auto, Android 11. Tutte le funzioni originali rimangono in essere. Andiamo a usare anche il joystick. Partiamo dalla dashboard, dove tu potrai anche andarla a personalizzare sia in touchscreen o continuando ad usare i tasti originali. Qui entriamo nel mondo delle app. Quando verrai, inseriremo il tuo account. Qui siamo sul Play Store. Questa è l'app Apple CarPlay Android Auto. Secondo lo smartphone che avrai, potrai utilizzare sia Apple CarPlay o Android Auto. Potrai personalizzare anche le varie colorazioni, per dire vuoi intonarlo un pochino alla macchina, andiamo a mettere un grigio scuro e ti cambia lo sfondo. Ciò non toglie che potrai personalizzarlo come vuoi. Mettiamo un blu e lui cambia colore. Abbiamo gestione audio e video. Qui stiamo vedendo un video tramite la USB. Stessa cosa per quanto riguarda audio tramite USB. Basta andare nella gestione audio. Cartella musica, potrai gestire i vari contenuti, accedere direttamente all'elenco. Qui andiamo a aumentare il volume. Nel momento in cui userai anche i comandi dell'aria condizionata, avrai la visualizzazione anche sul display car tablet. Cosa molto importante, sono tutte le funzioni originali della macchina. Alla domanda, ma andiamo a recuperare tutte le funzioni originali? Basta accedere alle informazioni auto, andiamo nel menu generale, per dire qui andiamo in impostazioni vettura. Qui abbiamo attivato il pacchetto luci soffuse, gestione tramite il monitor originale. Eccolo qua. Comunque poi ci dedichiamo con un secondo video per vedere tutto il pacchetto luci soffuse, perché andremo giù al garage con un pochino di buio, vedrete il risultato finale. Navigatore originale, motivo per cui i clienti cambiano monitor. Poi accendiamo un attimo la macchina, vi faccio vedere la retrocamera. Qui siamo in modalità retrocamera, in originale, oppure switchiamo in Android. Per switchare in Android basta fare così e abbiamo la retrocamera anche in Android. Grazie, un saluto a tutti quanti.